Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Sebribrezza Lea Novartis Pharma S.p.A. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'è Sebribrezza Lea? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Sebribrezza Lea durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Sebribrezza Lea? Sebribrezza Lea è un farmaco a base del principio attivo glicopirronio bromuro, appartenente alla categoria degli adrenergici respiratori e nello specifico anticolinergici. È commercializzato in Italia dall'azienda Novartis Pharma S.p.A. Sebribrezza Lea può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Sebribrezza Lea 44 mcg polvere per inalazione, 30x 1 capsula più 1 inalatore. Informazioni commerciali sulla prescrizione: titolare Novartis Eurofarm Ltd, concessionario Novartis Pharma S.p.A. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo glicopirronio bromuro, gruppo terapeutico adrenergici respiratori, forma farmaceutica capsula. Indicazioni: Sebribrezza Lea è indicato come terapia broncodilatatrice di mantenimento per alleviare i sintomi in pazienti adulti con broncopneumopatia cronica ostruttiva, BPCO. Posologia: la dose raccomandata è l'inalazione del contenuto di una capsula una volta al giorno, usando l'inalatore Sebribrezza Lea. Si raccomanda la somministrazione di Sebribrezza Lea ogni giorno, alla stessa ora. Se è stata dimenticata una dose, la dose successiva deve essere presa il più presto possibile. I pazienti devono essere istruiti a non assumere più di una dose al giorno. Popolazioni speciali: anziani. Sebribrezza Lea può essere usato alla dose raccomandata nei pazienti anziani, età uguale o superiore a 75 anni, vedere paragrafo 4.8. Danno renale: alla dose raccomandata Sebribrezza Lea può essere usato nei pazienti con danno renale da lieve a moderato. Nei pazienti con grave danno renale o malattia renale allo stadio terminale che richiede dialisi, Sebribrezza Lea deve essere usato solo se i benefici attesi superano i rischi potenziali, poiché in questa popolazione l'esposizione sistemica al glicopirronio può essere aumentata, vedere paragrafi 4, 4 e 5, 2. Compromissione epatica: non sono stati condotti studi nei pazienti con compromissione epatica. Il glicopirronio è eliminato prevalentemente mediante escrezione renale e non si prevede pertanto una maggiore esposizione nei pazienti con compromissione epatica. Nei pazienti con compromissione epatica non è necessario alcun aggiustamento della dose. Popolazione pediatrica: non esiste alcuna indicazione per un uso specifico di Sebribrezza Lea nella BPCO nella popolazione pediatrica, età inferiore a 18 anni. Modo di somministrazione: esclusivamente per uso inalatorio. Le capsule devono essere somministrate utilizzando esclusivamente l'inalatore Sebribrezza Lea, vedere paragrafo 6.6. Le capsule devono essere rimosse dal blister solo immediatamente prima dell'uso. Le capsule non devono essere ingerite. I pazienti devono essere istruiti su come assumere correttamente il medicinale. Ai pazienti che non mostrano un miglioramento della respirazione deve essere chiesto se ingeriscono il medicinale invece di inalarlo. Per le istruzioni sull'uso del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: non deve essere usato negli episodi acuti. Sebribrezza Lea è una terapia di mantenimento a lungo termine, in monosomministrazione giornaliera, e non è indicato nel trattamento iniziale degli episodi acuti, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: la somministrazione contemporanea di Sebribrezza Lea con altri medicinali anticolinergici non è stata studiata e non è pertanto raccomandata. Sebbene non siano stati condotti studi formali di interazione con altri, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Sebribrezza Lea durante la gravidanza e l'allattamento: posso prendere Sebribrezza Lea durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza: non vi sono dati relativi all'uso di Sebribrezza Lea in donne in gravidanza.
Gli studi sugli animali non indicano effetti dannosi diretti o indiretti di tossicità riproduttiva, vedere paragrafo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Il glicopirronio non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. La reazione avversa anticolinergica più comune è stata la secchezza della bocca, 2,4%. Le segnalazioni di secchezza della bocca sono state per la maggior parte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Dosi elevate di glicopirronio possono provocare la comparsa di segni e sintomi anticolinergici per i quali può essere indicato un trattamento sintomatico. L'intossicazione acuta a seguito di un'inavvertita ingestione orale delle capsule di Sebribrezal era improbabile, a causa della bassa biodisponibilità orale, 5% circa. I livelli plasmatici di picco e l'esposizione totale sistemica dopo somministrazione endovenosa di 150 microgrammi di glicopirronio bromuro, equivalente a 120 microgrammi di glicopirronio, nei volontari sani sono state 50 volte e 6 volte superiori dei livelli di picco e dell'esposizione totale allo stato stazionario raggiunti con la dose raccomandata di Sebribrezal, 44 microgrammi una volta al giorno, e sono stati ben tollerati. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie, anticolinergici, codice ATC. R03BB06. Meccanismo d'azione. Il glicopirronio è un antagonista del recettore muscarinico, anticolinergico, a lunga durata d'azione, per proprietà farmacocinetiche. Assorbimento dopo inalazione orale. Utilizzando l'inalatore Sebribrezal, il glicopirronio è stato rapidamente assorbito e ha raggiunto livelli di picco nel plasma 5 minuti dopo la somministrazione della dose. La, dati preclinici di sicurezza. I dati preclinici non rivelano rischi particolari per l'uomo sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità a dosi ripetute, genotossicità, potenziale carcinogeno, tossicità della riproduzione e dello sviluppo. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula. Lattosio, monoidrato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Sebribrezal a base di glicopirronio bromuro sono Tovanurbrezal. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.